La volta dell'università ci vuole, quindi Piero Perocco è caldamente invitato a dire due o quattro parole, insomma, anche una, come presente. Io sono molto contento di aver visto questo film, di essere presente, perché anche abito in una casa, ne parlavo con mia moglie, che è con noi, in una casa progettata da Eugenio Mioz, che è vostro nonno, suo nonno. E devo dire che stilisticamente era sul pezzo, cioè era anche dal punto di vista architettonico. Mi è capitato recentemente di passare da ingegneria a insegnare architettura, e lì purtroppo ti formi e ti deformi anche, diventi un po' architetto. E lo leggo anche in questi termini, cioè la capacità che pochi hanno innata di generare opere che erano perfettamente in linea con lo stile non solo dell'epoca, ma anche un po' più avanti. Allora questa capacità formidabile nella definizione proprio stile. E un'altra cosa che vi voglio dire, anche qui forse non è stato ricordato, il sistema di paratoie di divisione dei bacini lagunari lo aveva inventato Eugenio. Il figlio Giuseppe, di cui era molto amico, mi tormentava con questa cosa. Ancora lui ci lavorava sopra le cose del padre, su questa idea della separazione, non tanto della chiusura delle bocche di porto, anche, ma c'era questa questione della separazione dei bacini lagunari in cui l'acqua non scorreva dall'uno all'altro. E scavando se ne trovano in idraulica, se ne trovano in ingegneria, se ne trovano in architettura. Quindi grazie per il film e grazie per questa occasione. Grazie.